saranno giorni di sconfitta o di vittoria. Napoli sceglie Felice Romano per il concerto di San Gennaro, sarà il cantautore di Pomigliano d'Arco, che scherzosamente si descrive come il primo autore di musica da camera perché tutto ciò che pubblicava nei primi anni della sua carriera era autoprodotto appunto in camera sua, a inondare di note la festa patronale partenopea. È la tappa forse più prestigiosa del tour Pioggia di note e gocce di magia, che Romano porta in giro da inizio di quest'anno, accompagnato appunto da un mago. Il più emozionato del resto sembra proprio l'artista che si ispira ai più grandi della musica italiana. La vita è fatta di colori, luci, ombre, ma anche di magia. E quindi ho trovato in una delle serate un grandissimo illusionista napoletano, Luca Lombardo, che con noi ha preso le mie canzoni e le ha vestite di numeri magici, di grandi illusioni. E appunto lo spettacolo che facciamo al Mercadante è uno spettacolo veramente complesso, particolare, in cui lo spettatore resta stupito, e che è poi la nostra mission, quella di stupire sempre le persone, e presumo che le persone appunto quando verranno, quando andranno via, resteranno con quest'aria di magia che siamo riusciti, speriamo, a trasferire allo spettatore, perché ci sono tanti numeri veramente particolari. Tanto bello, perché non sa pensare ciò che ne fa.